l'ennesima ghigliottina, non lo so, 102 ghigliottine, non lo so. Tantissime ghigliottine per il nostro Alessio, che ci riprova, 210.000 euro. Non ci crederai, ma alle tue spalle ci sono Samir e Andrea. Ormai stiamo invecchiando con tutte queste ghigliottine. Ti lascio concentrare, Alessio, ti metti la cuffia. Io invece torno a parlare con voi, il numero lo sappiamo tutti a memoria, questo gigante, grazie a Paola, grazie alla regia 45525, insieme a UNICEF, a UNHCR, alla Croce Rossa Italiana, potrei dire tantissime cose, ne dirò pochissime. Bambine, bambini, famiglie, donne, anziani, innocenti che scappano dalla guerra senza niente. Concentriamoci su questo concetto, non hanno niente, scappano senza avere niente se non il loro terrore. E allora noi dobbiamo aiutare, non possiamo, dobbiamo aiutare, come con questo numero 45525, e faremo come sempre la nostra parte. Grazie, grazie davvero con tutto il cuore. 45525. Tutti insieme, dai, grazie, grazie. E adesso, Alessio, ghigliottina. Puoi scegliere marito oppure amico. Marito. Ghigliottina. Amico è la prima parola, bellissima. Spirito, fantasma. Spirito. Ghigliottina. Bravo Alessio. La terza opzione, che sia fiore oppure cuore? Fiore. Ghigliottina. Cuore, spirito, amico. Tira. Pizza. Pizza. Ghigliottina. La quinta parola, Alessio, quale sarà? Maestro? Mastro? Mastro. Ghigliottina. La parola è mastro. Giochiamo per 26.250 euro. Mastro, tira, cuore, spirito, amico. Un minuto da adesso, Alessio. Buona fortuna. Pensa fino all'ultimo istante possibile il nostro campione, pensa e intanto si avvia a scrivere. Non so se stiate scrivendo anche voi a casa, spero di sì, soprattutto speriamo vi stiate un po' divertendo in giornate che definire complicatissime e dire poco, dolorosissime. Troviamo, cerchiamo, così, noi almeno, nel nostro piccolo cerchiamo di, per un attimo, sorridere insieme, giocare con le parole. Abbiamo aperto con Samir Andrea con le parole, con una delle parole più belle del mondo, pace. Sicuramente in questo periodo la più bella, la parola pace. E adesso un attimo in pace ci avviamo a questa ennesima ghigliottina per questo ragazzo preparatissimo, simpatico, ce l'ha tutti, simpatico, ironico, autoironico, intelligente, spirito, un sorriso che te innamori, tutti che mi chiedono Alessio, 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 sì, eccolo Alessio,
Ah, pure mia madre, Alessio, Alessio, eccolo qua, Alessio. Eccolo qua. Una tortura. Una tortura. No, noi siamo contentissimi quando ci chiedono di voi, quando entrate non solo nelle case, nel cuore delle persone, negli affetti delle persone. Siamo felicissimi. Conta più di una ghigliottina per noi. Per voi conta la ghigliottina, soprattutto a quest'ora della sera. Amico, spirito, cuore, tira e mastro. State scrivendo? Ci potete pensare ancora qualche secondo. Il nostro campione adesso ci dice che percorso ha fatto. Ridacchia, Alessio. Con squadra. Squadra. È l'unica che ti è venuta in mente, a parte spaghetti, vabbè. Ma avere grande spirito di squadra, insomma. Spirito di squadra, fare bello. Squadra con l'amico, gli amici, una squadra del cuore. La squadra del cuore. Che poi, appunto, è ancora più del cuore se tira e va in porta. Non lo so. Certo. E mastro, squadra, il caposquadra, il mastro. In realtà con la parola mastro mi è tornato alla mente Verga, non lo so perché. Mastro Misciu, Mastro Don Gesualdo. Mastro Don Gesualdo, Mastro Don Gesualdo. Quando ho visto che sceglievi mastro anche con questo tuo fantastico sorriso che abbiamo ormai imparato ad amare, ho detto, l'ha scelto come il gattone pronto a mangiarsi le sue belle crocchette, no? Mm-hmm. Dico, ma poi quale Alessio prevarrà? L'intellettuale o il bambino? Purtroppo, mi viene da dirti, purtroppo, ha prevalso l'intellettuale, quello degli studi più alti, parliamo di capolavori, però se l'Alessio bambino a quel mastro avesse pensato... Geppetto. E beh, e quindi se siamo a Geppetto c'è Pinocchio, ma il blocco di legno, il pezzo di legno dal quale appunto sortirà, salterà fuori Pinocchio. Chi lo dà a Geppetto? Mastro Don Gesualdo? No. No. Lo mastro per la punta del suo naso, lustro e paonazza come una matura. Mastro? Ciliegia! Pinocchio, torniamo ai fondamentali. Alessio, va bene l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il latino e il greco. Ma c'è pure Pinocchio, bello del zio Flavio. E Mastro Ciliegia, che gli regala il pezzo di legno. Perché anche il baco, anche se vogliamo, il vermetto della ciliegia. Cioè, siamo incollati, dice, c'ho proprio un amico che siamo come la ciliegia e il vermetto, da lì, amico di ciliegia. E va bene, perfetto, te vedo convinto. Beh, no, sono convinto. Le ciliegie, sotto spirito. Ah. Io sono astemio, ma insomma, sono una bontà. Le ciliegie, sotto spirito, anche i cioccolatini, no? La ciliegia, quella tradizionale, quella bellissima, magari la ciliegia anche Ravenna, quella, ha la forma di un cuore. E poi... Una ciliegia tira l'altra. Almeno qui siamo d'accordo. E poi Mastro Ciliegia? Quindi, va benissimo la squadra, noi siamo una grande squadra, un po' una famiglia, ma come le ghigliottine che una tira l'altra, pure la ciliegia, una tira l'altra. Eccola qua. La ciliegia, ci rifaremo, ci riprova il nostro Alessio, ci riproverà. Buona serata Alessio, buona serata a voi, amiche, amici, amiche, amici della ghigliottina. Sta arrivando il TG1, Samira, Andrea, domani sera, ripartiamo. Domani, ciao. Pace, TG1, pace, pace, pace. Dai! Yeah.